Siamo nuovamente a casa di Gianfrancesco Malipiero, una casa spesso chiusa, non visibile al pubblico, dove abbiamo avuto veramente il privilegio di poter entrare. Ringraziamo tra l'altro anche tutte le autorità che ce l'hanno consentito. Ci siamo voluti entrare perché è nel foresto vecchio di Asolo, una delle strade di accesso di Asolo, dove Gianfrancesco Malipiero veniva a cercare i suoi silenzi, quelli in cui compose moltissima musica, quelli in cui ricevette moltissimi amici musicisti da tutto il mondo, quella nel quale studiava con tutti questi libri, della quale la casa è ancora viva e piena, e dove a noi piace adesso incontrare i musicisti di oggi, così come Giovanni Bertolazzi, che è venuto a trovarci oggi. Un pianista, un eccellente pianista, soli 22 anni, che ha già strabiliato il pubblico di Gioie Musicali nel suo concerto tenuto qualche tempo fa. E adesso sei tornato a trovarci, felice, credo, spero, di poter accedere. Ho visto veramente i tuoi occhi illuminarsi quando siamo entrati in questa casa. Che rapporto c'è con Asolo, con la musica, con questa casa che tu senti, visto che siamo arrivati da poco, diciamo? Sicuramente è stato un impatto molto forte quello che ho avuto entrando in questa casa, dove grande compositore, grande personalità del Novecento, Gianfrancesco Malipiero, amava vivere, comporre e apprezzare il silenzio. Sono molto felice di ritornare qui ad Asolo oggi, dove ho avuto il piacere di suonare, l'estremo piacere di esibirmi per Gioie Musicali. Ed è stato un concerto davvero straordinario quello che ci hai regalato, tra l'altro che è ancora visibile nelle nostre piattaforme eccetera, quindi potete ascoltare la musica di Giovanni ad Asolo, oltre a tutte le altre occasioni, perché ormai tu sei, cioè, so che non vuoi che dica che sei una star, ma per me tu lo sei, e quindi insomma sei veramente in molti altri teatri, in molte altre sale da concerto, ma il privilegio di averti avuto qui per noi rimarrà veramente una pietra miliare di Gioie Musicali. E adesso appunto ti abbiamo chiesto di tornare per parlare del tuo rapporto con la musica e con questo Beethoven, che questa edizione di Gioie Musicali ha festeggiato in maniera ridotta rispetto a quello che avevamo intenzione di fare, quindi essendo stata ridotta la prolungheremo nel tempo anche con queste chiacchierate con gli amici che vengono a trovarci. Qual è il tuo rapporto con Beethoven? Innanzitutto il privilegio di suonare ad Asolo è mio, e sono stato felice di poter esibirmi in alcuni degli autori a cui tengo di più. Il programma era composto da sonate di Scarlatti, la seconda sonata di Rachmaninoff e poi la sonata numero 21 opera 53 di Ludwig van Beethoven, conosciuta dal pubblico come la sonata Waldstein, una sonata alla quale sono particolarmente legato da sempre, perché posso dire che è stata la prima sonata che ho affrontato nel mio percorso di studi in maniera significativa. Pianisti, la prima sonata che questo signore ha studiato è stata la Waldstein, che non è proprio una passeggiata, lo diciamo per i non pianisti, e lo diciamo per noi pianisti non proprio bravissimi come me, che insomma prima di arrivare ad una sonata del genere ci abbiamo messo un bel po'. Ma tu, anche se hai avuto la fortuna di riuscire ad affrontarla molto molto giovane, a quanto, 15-16 anni, continui a perfezionarla e a portarla nel tuo bagaglio. La sonata Waldstein di Beethoven
ha da subito costituito per me un'importante sfida. Una sfida che poi è rimasta per, oltre alla musica in generale, per tutta la musica di Beethoven. Io credo che questo autore necessiti fortemente di un continuo approfondimento, dati i contenuti che non finiscono mai e che possiamo sempre apprendere dalla sua musica. E che cosa in particolare ti senti di apprendere o di dire quando affronti una sonata di Beethoven, che penso che ormai adesso sono numerose quelle con le quali hai preso assolutamente confidenza? La musica di Beethoven è sempre caratterizzata da una straordinaria forza, da una straordinaria energia ed anche da una grandissima profondità di significati che sicuramente non smetteremo mai di approfondire. Infatti tu l'hai affrontata da molto giovane, appunto abbiamo detto da adolescente, da giovane pianista che probabilmente veniva da un repertorio settecentesco, credo di inizio Settecento, Mozart, Haydn, quelle cose che si studiano prima. Assolutamente. E cosa ci si trova quando si hanno anche gli strumenti, il talento e l'abnegazione, non solo talento, ma la fatica che ha fatto un pianista di 15 anni per trovarsi di fronte ad un'opera così di Beethoven? Che mondo si apre davanti a te quando incontri Beethoven la prima volta? Perché è un bel passaggio, no? Sicuramente ci si trova davanti a qualcosa di incredibilmente grande, di maestoso, perché nonostante nell'affrontare le musiche di Haydn e di Mozart si trovino moltissime difficoltà, anche pianistiche e musicali, con Beethoven la forma si estende e diventa anche una sfida per l'esecutore poterla sostenere e poterla caratterizzare in tutta la varietà espressiva e musicale che può contenere. Quindi è un diverso modo, cioè si capisce anche già da studenti, da giovani studenti, che ci deve essere un diverso atteggiamento, diciamo. Assolutamente, un diverso approccio, un approccio serio e severo verso qualcosa che dobbiamo riuscire a dominare, una forma sempre maestosa e grande, uno spazio difficile da contenere. Ecco, proprio di spazio parliamo, perché diventa proprio diverso il pianoforte, perché magari si può pensare, oddio, ma la musica di Haydn, di Mozart, di Bach, che hai conosciuto prima, è già strepitosa, ma qui si parla proprio di pianismo, e quindi questo pianoforte che si allunga, no? Si allunga la tastiera. Assolutamente, il pianoforte con Beethoven non basta mai, da subito, perché nelle composizioni di Mozart, di Haydn, il clavicembalo o il fortepiano ha un'estensione che soddisfa le esigenze dei compositori. Con Beethoven non le soddisfa più, perché fin da subito lo spazio non basta, tanto che Beethoven molte note le scrive tra parentesi, perché non si possono fisicamente eseguire sulla tastiera del fortepiano. Quelle che lui avrebbe voluto. Che avrebbe voluto. E infatti lui poi è sempre stato spinto dall'esigenza di chiedere ai costruttori di pianoforti sempre prestazioni più alte per la sua musica. Infatti poi si arriva al Hammerklavier. Assolutamente. Il pianoforte a martelli lo esige lui. Assolutamente. I martelletti che oggi usiamo comunemente. Prima, diciamo, c'erano delle tastiere di diverso tipo, anzi per tutta la sua cultura rimangono tastiere senza neanche una chiara specifica. Insomma, siamo noi che abbiamo il pianoforte. Sicuramente lo strumento di Mozart era caratterizzato da una tastiera molto leggera, come anche quello di Haydn. Con Beethoven il fortepiano necessita l'evoluzione che poi verrà per poter esprimere al meglio la sua musica, che tanto è grande che
ormai non basta più né il fortepiano né l'organico orchestrale che era previsto per l'epoca e che poi verrà continuamente ampliato. Anche la forma in sé non conosce più confini, e infatti con Beethoven la forma sonata, le grandi forme della sinfonia si ampliano a dismisura. E un pianista, perché ci interessa molto a Gioia il percorso di formazione dei musicisti, per un pianista che appunto si trova di fronte a queste 32 sonate, una alla volta, per carità, perché è tanta roba, come si dice, le 32 sonate di Beethoven, e appunto quando si entra in questo mondo di diverso pianismo, che prima giustamente è inaffrontabile per mancanza di strumenti sia interpretativi che tecnici, ecco, quando un pianista si trova di fronte alle sonate di Beethoven, appunto anche l'intuizione è che proprio un mondo è cambiato, anche temporalmente, come giustamente appunto il frutto di un prodotto storico, anche l'evoluzione della musica di Beethoven, ma anche una tecnica completamente diversa. Quindi ancora oggi il tuo approccio appunto verso queste forme, diciamo, da Beethoven in poi, perché c'è un po' come una specie di cesura, no? Perché prima c'è il clavicembalo e dopo non c'è più, questa è la sostanza, no? Quindi la scelta della leggerezza e della dinamicità di un certo tipo e poi l'impegno per una diversa interpretazione. Tu come la vivi quando apri lo spartito per studiare? Il viaggio delle 32 sonate di Beethoven spaventa non solo perché si tratta di moltissime sonate, ma anche perché nell'affrontare Beethoven ogni singola sonata richiede un grande lavoro di approfondimento musicale, ma prima di tutto anche tecnico. E con Beethoven arriviamo ad una difficoltà tecnica sicuramente senza pari, almeno per quanto riguarda i suoi contemporanei. Penso a quella che è probabilmente la sonata più difficile dal punto di vista esecutivo, che è la sonata opera 106 Hammerklavier, ma basti pensare alle grandi sonate come appunto la Passionata, la Valsa in Les Adieux, le ultime sonate, presentano tutte delle difficoltà prima di tutto tecniche e poi di grandissimo approfondimento musicale. Questo tu come lo affronti? Hai conosciuto bene, quindi immagino la biografia di Beethoven, sai a che periodi appartengono, qual era l'uomo che le ha scritte, perché anche lui ha avuto la sua ovviamente evoluzione, e appunto l'uomo che scrive Hammerklavier è tutt'altro da quello che ha scritto la Patetica, insomma. E questa è una cosa che nella tua preparazione tu tieni ben presente, immagino. Assolutamente, nella preparazione ovviamente bisogna prima di tutto avere la consapevolezza di quale pagina si ha davanti e quale pagina si sta studiando, perché naturalmente anche l'approccio cambia di fronte ad esempio alle sonate giovanili piuttosto che alle grandi sonate del cosiddetto periodo eroico, o alle ultime sonate che invece sono caratterizzate da uno stile particolarmente intimo, visionario e anche a volte difficile da decifrare e da comprendere. Quindi sicuramente partendo da questa consapevolezza ci si rapporta in maniera differente. Ad esempio, nell'affrontare le prime sonate di Beethoven bisogna sicuramente mantenere un approccio molto serio e di grandissimo rispetto, però si può sin da subito lavorare anche su quello che è l'apparato tecnico della composizione. Nelle ultime sonate di Beethoven invece bisogna partire da
fin da subito da quelli che sono i grandi significati musicali dietro ad ogni frase. Questa conoscenza degli autori, tu sei un pianista che sta suonando molto, si sta esibendo molto, quindi ha molti programmi pronti, come si dice, e è chiaramente un lavoro che giustamente fai per ogni autore, per ogni brano che inserisci nel tuo programma. E con quale, oltre a Beethoven, che abbiamo capito essere sicuramente uno dei tuoi favoriti, vai più d'accordo, diciamo, con quale ti piace di più dialogare nella tua preparazione? Devo dire che dopo Beethoven nel mio percorso hanno influito moltissimo Franz Liszt e Sergei Rachmaninoff, due compositori che spesso vengono percepiti in modo sbagliato o comunque nel modo sicuramente lontano rispetto a quello che veramente ci vogliono dire. Sia Liszt che Rachmaninoff erano due grandi pianisti e due incredibili virtuosi del pianoforte, però forse non sono mai stati presi seriamente per quanto riguarda l'ambito compositivo. Liszt sicuramente ha un percorso molto, molto particolare, unico, che parte dal virtuosismo Biedermeier sino ad arrivare a delle composizioni particolarmente visionarie e anche di grande innovazione compositiva. E nonostante questo, io credo che veramente la musica di Liszt debba essere valorizzata per i suoi contenuti, al di là della difficoltà o del grande effetto sul pubblico che ha sempre avuto. In Liszt ci si accorge proprio che le difficoltà, che sono enormi, sono anche di maggior effetto proprio grazie alla sua abilità compositiva, alla sua conoscenza di tutti gli artifici che un pianoforte ha, ma anche un'armonia riesce a suscitare, giusto? Liszt era un grande pianista e un grandissimo, secondo alcuni il più grande, e sapeva benissimo come scrivere per pianoforte. Questo ci spiega il perché di questo effetto che suscita sempre la sua musica, un effetto assolutamente roboante e grandioso, dovuto alla sua abilità nello scrivere per pianoforte bene, perché la sua musica è di grandissima difficoltà esecutiva, però è in quasi tutti i casi scritta bene per le mani faticano, però con comodità. Le mani devono studiare passaggi difficilissimi, difficili all'inizio, però poi, essendo scritti bene proprio per la mano, per la sua fisionomia, risultano quasi comodi e però di grande effetto e di grande efficacia. Questo lo possiamo dire in parte, insomma, con le dovute distanze, anche un po' della scrittura di Rachmaninoff, che tu ami tanto, no? Assolutamente sì, perché anche la musica di Rachmaninoff riesce a creare degli effetti incredibili per chi la ascolta. È di fortissimo impatto, anche grazie all'emotività che porta tra le note. Però mi trovo a dover precisare che Rachmaninoff, avendo delle mani enormi, spesso scriveva per le sue mani, e quindi Rachmaninoff stesso si è trovato negli anni a dover rivedere alcune sue composizioni e a togliere qualche nota che lui riusciva comodamente ad eseguire, ma gli altri pianisti no. Quindi a volte con Rachmaninoff c'è questa difficoltà da affrontare, ovvero il capire come riuscire a gestire la polifonia della sua musica, cercando di rispettare ciò che ha scritto.
perché poi stiamo parlando con Giovanni Bertolazzi, che è un giovane pianista che, come possiamo percepire, ha già una grande maturità di studio, di esperienza, di musicalità, e che sicuramente poi negli anni troverai un sacco di altri stimoli, di altre lezioni da questi grandissimi. Però ci hai già fatto capire che sai benissimo individuare una buona scrittura che ti permette di fare del buon pianismo, nel senso di affrontarla nella sua complessità, senza quello che si chiama quel funambulismo che va magari andato di moda in certi autori, in certi salotti, ma che appunto il virtuosismo, il funambulismo, anche quello alla Liszt per capirci, ha un suo perché, come si usa dire, e deve poter dire qualcosa, perché non si sale su un palcoscenico per dimostrare qualcosa, ma per dirlo. E questa forse è la differenza che tu ci stai facendo sentire dall'alto dei tuoi pochissimi e giovanissimi anni, e della quale veramente ti sono da pubblico molto grata, perché la profondità di approccio è sicuramente importante da rilevare. Lo diciamo per chi, speriamo, in futuro ci concederà di condividere con tanti amici questa meravigliosa casa. Magari Giovanni qualcosa di Malipiero ce lo viene anche a suonare in quell'occasione, no? Così facciamoci prendere un po' la mano dalle promesse. E soprattutto ti ringrazio perché appunto sei venuto appositamente per questa occasione, per conoscere questa casa, per stare ancora un po' con Gioie Musicali. E Gioie è sempre felice di riconoscere i suoi, tra molte virgolette, ragazzi, perché noi ci siamo solamente incrociati da poco, ma di vedere la serietà e la profondità con cui un giovane pianista, ribadisco 22 anni, ci ha raccontato del suo lavoro, della sua passione per la musica, ma soprattutto dello studio scientifico, meticoloso e scrupoloso che ogni giorno compie per quante ore? Una buona media è 8 ore. Una buona media è 8 ore, e così si diventa Giovanni Bertolazzi. Poi ci vogliono anche magari quelle 3-4 ore di lettura, di studi, di cose diverse. Di lettura, poi sicuramente un buon percorso richiede un incredibile maestro. E quindi questo è veramente fondamentale. Allora salutiamo anche il tuo maestro. Assolutamente, io sono molto grato al maestro che mi guida da ormai 3 anni, il maestro Epifanio Comis, e lo ringrazio veramente. E allora, maestro Comis, 2 paginette di Malipiero, così completiamo questo cerchio, e speriamo che anche altri giovani musicisti di varie pratiche strumentali possano aiutarci a riscoprire veramente le grandi pagine che Malipiero ci ha lasciato, ma come dicevamo a microfoni spenti poco fa, ha giocato il suo ruolo in un momento in cui i giganti erano tanti. In questa sedia forse si è seduto il suo amico Stravinsky, il suo amico Nonoli, immaginiamo cos'era questa casa, e quindi in quell'epoca di giganti probabilmente il suo nome al momento non è ancora stato rivalutato come si merita. Noi speriamo anche attraverso questa iniziativa che sempre più giovani lo frequentino e che la sua musica torni ad essere vibrante, così com'era.